Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita. Ne ho avute di storie complicate, belle da raccontare ma difficili da dimenticare. Eppure ogni volta che penso a delle storie tese mi viene in mente quell'uomo leggero ed esilarante come quel gas. Ma come si chiama? Elio! Sai perché è triste un giovane che non può fare i videogiochi? Perché la mamma lo ha fatto andare a letto? Perché è sconsolato! È senza consolo, è sconsolato! I fan di Elio ebbero quasi un sussulto quando li videro sul palco di Sanremo. Figuriamoci ora che li vedranno sul palco del Gifoni Experience. Cento paesi collegati con noi sul nostro website. Siamo arrivati a circa 35-38 milioni di italiani che attraverso altre reti, Mediaset per esempio, segue Gifoni sia su Canale 5 che Italia 1, Rai, Sky, insomma di tutto e di più. E tra questi c'è anche Mucco Pallino. Questo festival è bellissimo, guarda, bellissimo, soprattutto per un giovane che purtroppo in questi tempi non ha molte cose interessanti a cui pensare o che può fare. La possibilità di prendere parte a un festival in cui invece c'è della gente molto interessante, ma tipo noi, tipo gli Elio Ristorante. Adesso, per fare un esempio, perché ci siamo noi adesso. I testi divertenti e irriverenti hanno fatto scuola e sono ormai entrati a far parte del gergo comune. Testi irriverenti e musica irriverente, come si fa, capo? Ma perché esternamente siamo un po', diciamo, per usare un termine forte, siamo un po' delle teste di cavolo. Esternamente, ma internamente invece abbiamo un'anima dolce e morbida, un po' come quelle cicche che dentro c'hanno quel liquido e il liquidino. Amici di Mucco Pallino, ciao! Ciao, ciao Mucco, ciao Pallino, ciao!